Ragazzo, la runa. Incidi così. Wow! Jotunheim! Ci siamo! Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Ti sono mancato! Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? Baldur, lasciali stare! Prendi me invece, farò qualsiasi cosa! Oh. Io ho sempre creduto di aver bisogno di te! Ma sei solo muscoli! E ora scopro che è il ragazzo che ha cervello! No! Hai rotto la porta! L'unico accesso agli Jotunheim! Stupido figlio di puttana! Allontanati da qui! Sì! Mi raccomando, piccolo, scappa! Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te! Lasciami stare! Calmati, ragazzo! Tu non sei pronto per questo! Io sono pronto! E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata! Oh, tuo padre ha ragione. Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. Atreus! Di arrenderti! Stai! Lontano! Mio figlio! Yeah!
una domanda. Troppo tardi. È bloccato. Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi. È finita. Davvero? Baldur! Tu devi ascoltarmi! Lasciami che aiuti! Ho la spirito l'ha presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! Che hai fatto? Ragazzo! Stai fermo. Mi aiuterai? Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre, e tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe. Sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Non te lo dimenticare. Fa freddo. Che sia El. Non solo, siamo finiti nella parte peggiore di El. Una nave. Andiamo, ci risparmierà solo metà strada verso il tempio di Tyr, ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto, ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. Ragazzo. Non... Aaron. Yeah.
Ma noi siamo dei. Possiamo fare quello che vogliamo. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Quello non ero. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo, il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. No, ma è come sei diventato ultimamente. So che è colpa mia se siamo qui. Ma rimedierò. Chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Non permetterti fretta, ma più veloce? Pensare.
se ho visto Baldur. Una cosa del genere. Senti, ne avevi il diritto, strega. Ne avevi tutto il diritto. Io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa stanza. Mangiare, bere, le donne, tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire. Che sentire ancora? Sciogliere incantesimi. Non posso. Prego, ti prego, sciogliere. Non è così che faccio. Figlia, fidati di me. Grazie. È così. Dai! No. Sì. Non lo farò. Avanti. Mi hai rovinato la vita. Esatto. Possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... No. Se non lo scioglierai, madre... Fallo. Avanti! Dai! Avanti! Frey è sua madre. Perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? Che cosa no. mi hai fatto? Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto.
Non penso che possa navigare. Ce la farà. E adesso? Fammi spazio. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il Tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi, volava. Skidbladnir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Noi abbiamo questa. Accontentiamoci. Non ho mai visto un iceberg così grande. Almeno il fuoco scalda. E ora? Prova a non essere impaziente. Lascialo pensare. Guarda. Stai ammainando le vele. Ma come ci muoveremo? Siamo di nuovo incagliati. Per poco, resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme lanterna volante. Hai funzionato, libero. Aspettami. Oh,
Dobbiamo parlare, fratello. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. E il ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene. Atreus. Ti aiuto? Insieme ora. È fatta. Siamo liberi. Noi usciremo di qui. Affrontami, padre. È ora di farla finita. Sì, figlio. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Iceberg, a bordo! Tieniti! Penso io! Quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Yeah!
con te! Perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia o di quelle lame.
lanciare l'arpione. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi! Ce ne andiamo da qui. Ora! Basta che non ci ammazziamo facendolo.